Molto spesso ci chiedono pazienti, amici, quello che è il futuro della medicina, il futuro dell'ortopedia. Beh, io spesso ripeto, il futuro è già qui, è il presente, solo che dobbiamo ancora ottimizzarlo, ma è già presente il futuro. Oggi faremo una protesi di spalla con la realtà aumentata. Siamo tra i primi centri in Europa e nel mondo. Siamo i primi nel Lazio e tra i primi centri appunto in Europa e nel mondo. Quindi con degli occhialini, tipo dei visori, anche se sono occhialini molto meno ingombranti, che ci danno tutte le informazioni. L'ortopedia, ma in generale la medicina, già utilizza cose similari da tanto tempo. Ad esempio le protesi robotiche, o meglio l'aiuto robotico intraoperativo. Però là c'è una differenza, che sei costretto a seguire quello che ti dice il robot, non riesci a riprodurre quello che tu hai pianificato, e questa è la vera differenza, e questa è la vera innovazione, e questo è il vero aiuto. Ovvero, in sostanza, tu attraverso una TAC, vi faccio vedere un caso specifico. Questa è una scapola di un paziente che aveva un'artrosi estremamente grave della spalla. Noi abbiamo fatto una ricostruzione tridimensionale per capire quanto era deformata e ci aiutava preoperatoriamente. Adesso abbiamo fatto uno step ancora maggiore, uno step ancora avanti. In questo caso noi, attraverso la TAC, facciamo una pianificazione con dei software molto affinati oramai, una pianificazione preoperatoria. In sostanza andiamo a capire precisamente dove andare ad impiantare questa la protesi, in questo caso la parte della scapola, che è quella parte un po' più delicata, le viti che si vedono in trasparenza, dove devono andare, e millimetricamente, attraverso un software preoperatorio, andiamo a pianificare tutto l'intervento. E qua arriva la tecnologia, già ovviamente presente, perché questi software sono estremamente sofisticati, ma qua arriva ancora di più la tecnologia innovativa, ovvero tutto quello che noi abbiamo pianificato lo riportiamo in sala operatoria. In che modo? Ovviamente il planning preoperatorio è sempre esistito, negli ultimi anni quantomeno, sempre più affinato, però qua l'occhialino ci ridà, attraverso delle gesture che noi utilizziamo intraoperatoriamente, ci dà delle informazioni che noi possiamo scorrere, zoomare e rivedere. Ovviamente siamo in quel momento sterili, quindi non possiamo toccare nulla, rivedere tutto quanto tridimensionalmente. E quando noi andiamo, per esempio, a mettere questa una vite, nel caso specifico ad esempio una vite, ci dice precisamente dove stiamo indirizzando in base a quello che noi abbiamo pianificato preoperatoriamente. Cioè nel preoperatorio noi abbiamo deciso di mettere la vite millimetricamente in quel punto, deve essere, cioè ci azzera gli errori, perché il computer parla con la spalla attraverso la TAC tridimensionale preoperatoria, con il planning, la pianificazione preoperatoria che ha fatto, e riproduce alla perfezione senza praticamente nessun errore. L'unico errore che potresti fare è aver pianificato male, però a quel punto è molto più semplice pianificare attraverso una TAC, che ti riduce gli errori pressoché a zero, mentre ovviamente le protesi normali, le impianti a mano libera, a occhio, diciamo, certo con l'esperienza, ma non puoi riprodurre al 100% quello che tu hai pianificato prima dell'intervento. La realtà aumentata che cosa ci dice? La lunghezza delle viti. Noi intraoperatoriamente, senza questo, andiamo a sensazione, mentre questo ci dice con precisione dove deborda la vite, e quindi ci dice anche la lunghezza. Io posso mettere la 30, la 22, e quindi in questo caso ci dice che è la 34, ok? Il blu matcha completamente sul verde. Adesso devo avanzare, ok? Però il fittone, quello blu, il fittoncino, sta in corrispondenza del fittoncino verde. L'intervento di oggi, come avete visto, è un intervento che segnerà il futuro inevitabilmente. Oramai la strada è presa, il futuro è la realtà aumentata.